Ciao ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93. Siamo qui su GTA 5 online, ragazzi. Perché? Perché vi devo far vedere, vi devo svelare un trucchetto, ragazzi, che veramente ve lo meritate. Ve lo voglio fare come una specie di regalo. Vi potrebbe tornare veramente utile. Non so se molti di voi l'avranno già visto, io non lo so. Comunque sia, potete vedere, ragazzi, che io sono a più di 1.200.000 in conto in banca. In conto c'ho 10.000, giusto per avere qualche soldino in tasca. Vediamo B. Ragazzi, sono nel mio appartamento, come potete vedere. Si può bere un pochettino di vino, un po' di whisky, un pochettino di succo di mela merda che è. Ragazzi, vi faccio vedere il mio garage, così vi insegno il trucchetto di come farsi big money qui su GTA. GTA 5 online, ragazzi, è un bug glitch, diciamo, una specie di glitch che fa in modo che voi guadagnate fisso in un modo non proprio giusto. Ah, come potete vedere, ragazzi, ho la mia Infernus, ho la mia... questa macchina che è gratis, che non mi ricordo il nome, la Cheetah, l'Adder, la Entity. La macchina di Hitler, ragazzi, è quella di Hitler o dell'Hydra, quello che cazzo era, di Capitano America. La Z-Type, è giusto. La vacca e la carbonizzare. Ah, ragazzi, queste sono le mie macchine. Io non mi dilungo troppo. Voglio farvi vedere cosa sto riuscito a avere. Ovviamente la moto, gli ho tolto il disegno stronzo perché non mi piaceva granché. Andiamo fuori, ragazzi. Usciamo dal garage super. Allora, vi spiego un pochettino il bug. Dovete prendere prima di tutto, ragazzi. Vi spiego come funziona il tutto. Allora, minchia. Ok. Allora, ragazzi. Andate, se avete un pochettino di soldi, ragazzi, andate qui. Cliccate freccia direzionale in basso. Scusatemi, freccia direzionale alta. Andate su internet. Poi andiamo su viaggi e trasporti. Non andate su Legendary Motorsport, andate su Southern San Andreas Super Autos. Cliccate qui, ragazzi, e vedete questa macchina che è la Benefactor Schwarzer, che è la più costosa delle berline, comunque sia delle sportive. Voi prendete questa macchina, ragazzi, e quando andate al Paint Spray Los Santos Custom, io l'ho già preparata, vedete? Dovrebbero valutarvela intorno, cioè sotto i 50.000 dollari. Allora, tipo 9.000. Prendete la macchina, ragazzi, seguitemi, seguite bene me. Andiamo verso il Los Santos Custom. Eccoci a Los Santos Custom, ragazzi. Ovviamente mi si spegne il controller in viaggio, ma vabbè. Infatti si è visto dalla macchina. Vai, comunque sia, ragazzi, parcheggiatevi qui e premete in basso la croce direzionale. Vi dovrebbe far vedere il cerchietto dove sono Trevor, Franklin e Michael. Voi spostatevi su Trevor e uscite, salvate in questo momento, in modo che voi abbiate come ultima destinazione, se non avete la casa, abbiate come ultima destinazione il Los Santos Custom, e vi farà sempre ritornare in quella zona. Eccoci tornati, ragazzi, siamo di nuovo col mio personaggio, ho già tagliato per non farvi vedere tutto il casino. Ah, ragazzi, adesso sono in una partita pubblica, c'è gente, ci sono i miei amici in sessione, sì. Ah, ragazzi, entrate nel Los Santos Custom, vi spiego un pochettino come fare. Se voi avete macchine importate, quelle di Legendary Motorsport, non ve le fa vendere perché superano i 50.000 dollari solo di base. Ah, cosa fate? Non riparate neanche il veicolo, ragazzi. Preparatevelo per... Ah, ma aiuto, preparatevelo per bene. Io ce l'ho bello preparato. Poi ovviamente non tutti se lo possono preparare in questo modo. Magari io ho mio fratello che ce l'ha ancora più preparato del mio. La macchina vale 90.000 dollari. La mia, ragazzi, vale più o meno 60.000 dollari, vedete? Ah, ragazzi, quindi cliccate su vendi. Vendi veicolo. E vi dirà, vuoi davvero vendere questo veicolo? Voi cliccherete A. E mentre c'è scritto venduto, cliccate start. Guardate, venduto, start. Andate su online, ragazzi. Cliccate cambia personaggio e uscite, ragazzi. Questo è il bug. Adesso sono a 70.000 dollari. Come avete potuto vedere, ve lo faccio vedere un'altra volta. Ritornate col personaggio e dovreste aver accreditati i soldi, ragazzi. Eccoci ragazzi, siamo tornati. Come potete vedere, guardate il mio conto, ho più 70.000.
Vi potrebbe tornare veramente utile sto bug. Ve lo faccio rivedere un'ultima volta, perché poi vi devo spiegare anche cosa dovete fare dopo questo, perché magari molti di voi faranno un errore che vi farà perdere tutti i soldi. Allora, ritorniamo dallo Santos Custom. Posizioniamo la macchina. Ok, andiamo su. Vendi ragazzi. Vendi veicolo. Vuoi davvero vendere questo veicolo? Sì, lo vendete. Vi dirà venduto. Venduto. Cliccate start. Online. Cambia personaggio. E cambiate personaggio. Dovrebbe salvarsi in automatico. Adesso ragazzi, dovrei tornare. Dovrei trovare intorno ai 130.000. Giusto? Dovrei trovare. Sì, infatti 130.000 contanti, come potete vedere lì su. Allora, sarei a 130.000 più 1.500.000 più 1.200.000, quindi sono già a 1.500.000. Quindi buono. Eccoci di nuovo, ragazzi. Tornati ancora col mio personaggio. Allora, adesso cosa bisogna fare, ragazzi? Avete fatto il glitch? Avete i soldi in tasca? Cioè, avete i soldi in contanti? Ragazzi, non fate la puttanata di che ho fatto io. Ho fatto una vera puttanata, ragazzi. Prendere i soldi, depositarli e poi continuare a fare il bug, ragazzi, perché non vi conviene. Se voi depositate i vostri soldi e poi fate il bug, i soldi che avete depositato vi scompaiono dal conto. Perché purtroppo è una minchia. Cioè è questo, perché è una specie di non salvato. Cioè salva ma non salva. Io non ho capito bene come funziona. Io ve l'ho detto principalmente perché vorrei che voi, che siete voi i miei iscritti, siccome voglio aiutarvi sempre online, voglio darvi la possibilità di avere tutte le macchine preparate, anche se molti di voi magari non lo faranno perché vogliono essere onesti online. Io ve lo dico, ragazzi, perché vi voglio dare una mano online. C'è gente veramente stronza che vi uccide perché hanno voglia di uccidervi. Magari vi preparate bene i fucili, io non lo so, ragazzi. Potete fare quello che volete con questo trucco. Quindi potete comprarvi macchine, potete comprarvi proiettili, potete comprarvi, non lo so, elicotteri, aerei, quello che volete, ragazzi. Io ve lo dico perché io questo bug ve l'ho detto perché vi volevo dare una mano. Me l'hanno detto tanti miei amici questo bug, quindi io ho voluto condividerlo con voi per aiutarvi il prima possibile a risolvere questo problema dei soldi che magari vi finivano subito. E niente, ragazzi, ricordatevi sempre, ve lo ricordo ancora, non depositate i vostri soldi nel conto e poi continuate a fare il bug, perché vi scompaiono i soldi dal conto. Io l'ho fatto con 1.000.000, mi è scomparso 1.000.000 e mi sono ritrovato 300.000 nuovamente e mi sono veramente girato il cazzo. Quindi ragazzi, da Cure93 è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi sia utile su GTA 5 online, perché io ve l'ho detto, vi vorrei aiutare in altro modo, in qualche altro modo per fare ancora più veloce. Purtroppo non ne conosco altri i metodi, però questo qua è molto efficace, molto utile, è molto veloce, è molto semplice da imparare. E niente, ragazzi, quindi iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il mio video. Da Cure93 è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao raga!